Pendolino non era colpa dei macchinisti. Alla cerimonia di commemorazione anche Alberto Grassi, allora procuratore della Repubblica di Piacenza. 8 le vittime, nel 2001 l'assoluzione per gli imputati. Bancomat manomessi, 3 denunce, gli episodi nel mese di dicembre a Castel San Giovanni. I carabinieri hanno individuato i responsabili, sono 3 romeni, erano riusciti a portare via 600 euro. Allerta neve in Emilia-Romagna, le precipitazioni sono previste da domani a mercoledì, neve in collina e mista a pioggia in pianura. Domani a Piacenza, blocco del traffico. Nuove tecnologie per libertà, addio etichette, grazie ad un nuovo macchinario i nomi dei destinatari saranno impressi direttamente sul giornale, un investimento a favore dell'ambiente. Atteso il tutto esaurito al municipale, con il Lago dei Cigni in programma domani alle 16, si apre la stagione di danza. Federciclismo confermato di Rocco, niente presidenza dunque per il piacentino Claudio Santi tra i 6 candidati per la guida della federazione nazionale.